Oggi finiamo Minecraft, ma abbiamo la vita in comune. Pem! Abbiamo preso tutti danno. Esatto. Per vedi, fortuna questo è il karma. Ancora ci rigeneriamo velocemente. Ma ben presto potrebbe diventare pericoloso. Ci sono delle cose in più che ci aiuteranno, ma sarà comunque molto difficile. Quindi tu, peone dai facili dimmi costumi tutto. Con cosa attenzione faccio? Perché il danno che prendi lo prendo anch'io. A me non piace. Ma lo sai che ne prendo tanti io di danno, sì. Allora vai a tagliare qualche albero. E già che ci sei prendi anche un bel po' di grano e mi fai i panini. Poi tu, cosa quindi, faccio? Prendi un po' di legno dalla casa del villager. E tu Anna, io tutta legno. Anche, sì, ma dobbiamo prendere tutti un po' di legno, almeno un bel po'. Me ne date a me un bel pochettino così io faccio la crafting, la sto facendo io, ok? Va bene, solo tu, io faccio legno. I panini, guarda, faccio 50 di panini. Tanti panini, io il legno di Alex e non so più giocare a Minecraft. Cos'è successo? Stavo cercando di fare cos'è gli combinato? Stick con i log. Questo è stupidità suprema. Oh, Piccone. Ragazzi, ci sono i pillager. No, se ci no, muoio no, se, no, non, c'è andare, non c'è andare, non c'è no, andare no, se mi inizia no, a scendere la vita. Se io vedo che mi scende, ti giuro che se vedo che mi scende la vita sbrocco, ma no! Abbiamo preso il Cicco! Cicco! No! Cicco! Vado via! Vado via! Ma dai, ma che infame sei che puoi prendere danno a tutta la squadra? Ma ce n'era solo uno, tranquilli! Che pezzo di pezzo! Cioè voleva farci prendere danno a tutta la squadra. Ma mica volevo io, scusami, Che schifo! Io uccido il golem. Ma sei andato, quindi volevi. Infatti, volevi. Attenzione che qui si rischia. Qui no, si no, rischia. No, ci fai schioppare tutti quanti. Qui si rischia. È un esperto di Minecraft, non lo sto uccidendo. Danno. Ormai cogliere un golem sono diventato un tutt'uno. Gli sussurro nell'orecchio. È l'uomo che sussurrava gli Iron Golem. Un film in tutti i cinema. E cos'è che gli dici di bello? Opla! Oh! Aia! Ma aia! Ma sei pazzo? Sei stupido, non Lion! Più. Lion, ho trovato una cosa buonissima per te. Aspetta, Alex, sono qui. Ammazza quelle vacche, ok? E vado, non... le uccido tutte e due. Alex, ascoltami, vieni qui, vieni qui. Allora, dimmi se tutto. Un pugno fa mezzo cuore, secondo te, no? Averti a questa distanza dalla faccia, quanti cuori fa? Cioè, secondo me... Non lo so, ma poco, ovviamente. No, secondo me il livello di attacco cardiaco 10.000, Cioè, ma stai non attento. Dire così, va bene, sto più lontano. Vieni allora. Con me, sì, seguimi. È meglio. Dimmi, Anna, però mi stai facendo perdere del tempo, perché... ma no, è importante, è importante. Cioè, dobbiamo finire il gioco con la vita condivisa. Lo so, appunto, è importante. Cico, ti do un compito, vai a giocare in mezzo alla strada. Dimmi, Anna. Grazie. Sì. Vedi, c'è la forgia del fabbro. Entra. Prezioso. Ma sei stata bravissima. Grazie. Oh mio Dio, Anna. Non la troviamo mai per una volta che c'è, porca miseria. Brava, tieni, mangia queste mele. Diamanti. Nutriti. Grazie. Che tra l'altro io mangiando sto rigenerando la vita di tutta la squadra. Guarda che bravo che sono. E fai bene perché io non sto mangiando niente. No, regà, non è colpa mia, sto cadendo, ma non è colpa mia, mi dispiace. No, vedi, di... è male. Allora, male. C'hai le gambe a banana, ma questo non significa che ci devi fa morire a tutti quanti. Ascolta, Cico, se io mi trovo costretto a mangiare per sostentare te, sappi che non sarò contento, anzi, sarò molto molto arrabbiato. Ma mi dispiace. No, vedi, no, vedi, non lo faccio subito. No, io ho un piano, chiudiamolo da qualche parte così non può far danni. Ti chiudiamo. Che lui rimbalza come una pallina di gomma, va fermato. Oh, ti chiudiamo. E te lo sto giurando, ti tappo. Non no, prendere non del mi damage. Mettere nella scatola, niente scatola. Oh, venite tutti qui al villaggio, vi devo far vedere il trick che ci permetterà anche a noi subito. Un po' scarsi di riuscire a terminare il gioco lo stesso. Facci vedere. Allora, mi servono dei bastoncini. Li faccio vedere subito. Li prendo subito. Ce li ho, non ho mica bisogno di a te. A te non ti servono. Sono mica va nato bene. Ieri, no che non mi servi. Sono guardate che cosa succede per noi poverelli se ci arrampichiamo sulle scale. Lo faccio non io. Non succede niente, rischi di morire più che altro. Guarda un po', zup zup. Aspettate, Zup. Opla. Ma cosa arrivano? Spada incantata tutta con X. Piccone con X. Il pane pure incantato con X. Tutto incantato che con X. Bellissimo. Sulle state le scale mi sa. Anche noi sì. Allora tieni una spada. Occhio, non colpiamoci a vicenda. Con perché questa moriamo tutti quanti. Sì, my friend, sì. Poi una per... Beh, dai. Però te la incianti da solo. Stai sulla scaletta, vai avanti. Salto sulla scaletta. No, vai. No, Anna, ormai l'ha persa. No, no. Tieni, no, Anna, dai, questa ma perché? È tua. Ma no, dai, poverino. No, però. L'hai rubata? Io no, non c'è niente. Ottimo. Abbiamo tutti quella giusta, solo lui non ce l'ha. Questa di pietra puoi enchantarti, va bene? Grazie mille, è abbastanza. Dai, non hai abbastanza panini? Di brutto, anche enchantati sono i miei panini, guarda, meglio di così. Adesso. Ma che figata. Allora, aspetta un attimo che devo fare anche questo piccone.
Ok, vammi a prendere per fare le armature, correre! Vado subito! Tutto Anna... fatto di ferro. Che figata sta roba, grazie mille. E adesso direi che occhio, minare con coscienza. Devi sta proprio tranquillo. Andiamo a minare tutti quanti? Scusate, sì. Di nuovo, scusate. Non pre... se ti giuro. Allora, non prendere danno perché ti ammazzo. Devi cautela. No! Ma si cade, scatta troppo veloce. Cico, troppo veloce. Ti banno. No. Sto sul pezzo. No, non è vero, perché prendi danno. Smetti. Ma raga, guarda, se scavi sotto i piedi, cadi, ti fai male. Non scavare sotto i piedi, è la prima regola. Oh. No, basta, io. Raga, effettivamente scava molto in fretta, però, Scava molto in fretta, certo, perché è super enchantato. Però con cautela dobbiamo farci le armature. Poi dopo andiamo sulla scala, le enchantiamo. Poi andiamo nel Nether, facciamo gli occhi, andiamo dal drago, gli sfacchiamo il sedere. Sì, facciamo. E abbiamo la vita condivisa. Ok, bene, il drago. Mi raccomando, nessuno prenda danno, io mangio per tutta la squadra. È impossibile, proprio impossibile. Ok, impossibile. È impossibile che tu prenda danno, giusto? Impossibilissimo. Ottimo, no. Era proprio... Ma l'hai ripresa di nuovo. Dai, l'ho fatta apposta. Sì, l'ho fatta apposta. Era uno scherzetto. Non mi piacciono questi scherzi a me. Adesso io. No, dai. Mi butto nella lava. No, no, per favore, stiamo scavando, stiamo trovando cose. Io non sto trovando niente, io non sto trovando un bel niente. Io ho trovato il ferro per voi, tutto il ferro. Arrivo. Per voi. Sì, ma non possiamo andare dal drago con le armature di ferro, cioè, ok, degli scheletri. Però tutto X, non prendete danno. Ma quanto siamo forti, scheletro, non ci provi neanche, eh? Ci prova. Opla! E lo ha ammazzato un Enderman. Oh, due cuori in meno, ragazzi, smettetela, eh. No. Piano! No, raga, è pieno di mostri da me, non prendete danno, Mangiate! No. Mangio io, non vi preoccupate, mi tengo su io! Cico, sei fuori dalla squadra, esci. Battene. L'ho fatto solo un cuore di danno! Non battene. È vero, no, sono chiuso nella scatola, tranquillo. Sì, espulso. Sei fuori dall'avventura. No, sono nella scatola, esci. Battene. No, esci, fuori. No, non me ne vado, no. Ti rifiuti? Devi andare, è stato ordinato, Dai, sono nella scatola, ragazzi, sono preservato. Ti rifiuti di andartene? Dai, veramente, non voglio andarmene. Se chiedi scusa, forse no. Scusatemi, mi sono preservato per scusarmi. Abbiamo preso danno di nuovo, sbaglio. Sì, sono stato non io sono questa stato volta io, Va bene, allora ecco. Sentite, va bene il ferro, prendiamo il ferro, non ce ne frega. Andremo con le cose di ferro dal drago, tanto siamo forti lo stesso. Allora sali che il ferro possenti. Già c'è qua. Ok, allora io adesso emergo. Ce l'ho, sto arrivando col Vengo carbone. Da voi e ci facciamo tutte le armature super enchantate, condivise ovviamente sempre di ferro. Poi andremo nel Nether, perché mi sembra che ce la possiamo cavare. Nel Nether bisogna stare un pochino attenti però, perché lì la vita condivisa può risultare veramente... Ma moriamo sicuramente nella sì. lava. Lì può essere veramente un problema, Bene! Pomba! Ma tu sei folle! Forte, non puoi farlo, fatto. Possente effettivamente. Ok, allora abbiamo il ferro in smelting. Io adesso ne prendo un po' e inizio a fare subito la prima armatura. Poi ognuno si può prendere anche quello che gli serve, però rispettando l'ordine dell'educazione. Quindi prima le signore, certo. Quindi Anna. Poi secondo gli animali, io. Quindi Alex. Quindi io. E poi per Cico. Terzo la vacca, quindi Cico. Con questo ordine dell'educazione non mi piace, non penso di rispettarlo. Se non lo rispetti ti banno e sei fuori dall'avventura. Questo non mi piace, no, lo rispetto. Butto anche il ferro, io ho l'ossidiana per entrare nel Nether, quindi dovremmo essere l'ho preso io. Adesso mi enchanto l'arco, queste scale sono eccellenti, fidato. Ok. Poi il pane ce l'ho già, cosa mi manca? Dunque il piccone supremo ce l'ho, questo in più e non mi serve, questo non mi serve. L'acciarino, ecco cosa ci mancava. Ce l'ho io, ragazzi, ce l'avevo io proprio in canna. Sei interessante come persona, fai schifo. Grazie mille. Ma tuttavia posso anche accettare certe tue caratteristiche, se tu mi prometti... Cos'era? Ti stavo prendendo bene, ti prego! Smettila! No, aiaiaia! Va bene, che diavolo! Chi è stato? Fa male! Io? No, ti prego! Dai, guardata, no! Io volevo parlare della linea scuola e mi sono dovuto sentire sti rumori nelle orecchie. Tu sei un idiota! Tu Ma sei un idiota! Io? No! Se volete fare un ritorno a scuola eccellente, andate nel vostro negozio di fiducia dove vendono articoli scolastici e comprate Diario Laionico Supremo. Fighissimo. Ma non solo, anche se siete eccellenti, Zaino Supremo. Va io. Che bello. Ne ho tipo 5 di zaino. Per un ritorno a scuola più bello di così non potete avere altro che il supremo, anche astuccio super figo. Tu non avrai niente. Tu non avrai niente. Sei fuori dall'avventura. Ti faccio rientrare, ma tornare. Voglio le tue scuse per il rumore. Chiedo umilmente scusa.
scusa, volevo solo essere utile. E non lo sei stata! E non lo sei stata! E non lo fai più! Rientra! Non lo faccio più! Imbecille! Guarda che schifo. C'era bisogno di fare quel rumore. Brutta però, Lion, puoi farlo tu di nuovo, ti prego. Perché io non ce l'ho, capito? Cosa non c'hai, scusa? Non c'ho l'enchant. Non sono tutto scarso. Arrampicati, vai. Perché fai rumore, fai rumore. Un attimo, fai però. Vai. Basta, 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 basta. Ma bastava indossarla. Tu mi hai detto lo devi no, tenere. No, questa in è mano, stupida, quindi... questa è stupida. No, ma io l'ho trovata nell'uovo di Pasqua. Dai. Ora mi tiro una freccia da sola. Dai, andiamo nel Nether e non perdiamo tempo, che il drago non ci sta ad aspettare. Attenti, ho lanciato la freccia. No, oh, no, Anna è mortale, sei pazza. Aiuto. È caduta. Anna, ci ammazzi. Deadbot ti do una spadata. Ma io ho detto mi tiro. Porca ciò maledetta. Io ho detto mi tiro una freccia da sola e tu hai detto sì. Non ho detto di sì, non ti stavo ascoltando, lo faccio sempre. E faccio bene a quanto pare. Beh, silenzio, non piangere. Vai Lion, fai il portale. Faccio il portale, ok, così. Ecco, ci siamo quasi, attenzione. Bravo Lion. Grazie. Vai, accendi tutto. Ok. Zup, adesso entriamo con cautela, ok? Con cautela. Ricordiamoci sempre che la vita è condivisa. E voi da casa, se doveste condividere la vita con uno di noi, con chi vorreste condividere la vostra vita? Io devo dire la verità, sarebbe sicuramente Anna, perché tuttavia, pur essendo odiosa e pur grazie. Sempre opla, rischioso. Ehi, pazzo! Alex sta per qui? Cadere, attenzione anche tu, opla. Beh, ormai siamo molto più ben regolati. Allora, ma che fortezza strana è? Siamo entrati là. È un po' strana questa, eh. Ma non è una fortezza. Ah, va bene. Tanto non c'è niente. Però ci dobbiamo andare a cercare gli occhioni, no? I blazoni. Ragazzi, seguitemi, vi verso di qui. Vai. Sono uscito, solo mamma mia. Dovresti star bene. Ma c'hai protection 10. Ma cosa sta bene? Sotto c'è la lava. Eh beh, che ti fa? Vai. Vabbè, ritorno. Aspetta, provo io e ti dico se è tutto ok, va bene? Va bene, vai. Non scendere, taglio. No. Va tutto bene, ma scherzate, abbiamo sto protection. Scendo anch'io, scendo. Abbiamo fair protection. Ragazza, scendendo la vita, sta scendendo la vita. No, se scendiamo in tutti, si moltiplica il danno. Cico fa male, mangia. No, ecco, io mangio, tranquilli. Mangiate voi per noi, mangiamo noi. Di là, Cico, c'è un pietrisco. Mangiate. No, ci moriamo. Mangiate di più. Così. Cico, mangia. Mangia, Cico, mangia. Mangia. Ho mangiato tutto. Maiale, no, allungami il ponte che sei più avanti di me. Vai, ti prego. Mangiate. Ma in fretta, ma questo ponte. Sto sudando. Mangiami. No, spostati adesso. Ok, va tutto bene, va tutto bene. Perché è stato bene. Così difficile? Scusa, ma non ci sono i guido giù? No, mi piace questo feeling di panico e paura. Dobbiamo scendere? Panico, paura. Wow. Adesso non salgo bene. Più e morirà. Adesso prendiamo gli occhi e andiamo a ammazzare il drago che mi sento forte. Sì, però io devo dire che questa esperienza di condivisione mi sta iniziando a stare stretta. A me non è piaciuta per niente. No, neanche a me. Allora, innanzitutto smettetela. Poi guardate che è bello, perché ci sentiamo più uniti. Si crea un legame. Basta. Mannaggia i bambini. Meno male che abbiamo le armature. Se si rompono le armature siamo morti. Vi leggo io questo cavallo. Mannaggia egli. Il cavallino. Non me. Fai schifo a tutti. Bene, allora, è servita a farci odiare di più a vicenda, come quando chiudono delle persone nella stessa stanza. Ma è giusto così. Siamo riusciti, dovremmo essere vicinissimi. Penso che sia proprio qui sotto. Quindi, prendo l'occio e scaviamo. Scaviamo con questa perché le pale non ce le siamo fatti, perché siamo svogliati. Ma io la prenditelo, buttata la paletta. No, non ci fa niente della tua paletta. Cioè, io ho bisogno della tua paletta. Dai, pensavo di essere utile, dai. Cioè, ma tu pensi veramente di essere utile? Cioè, veramente ne sei convinto? Ma non una lo sei. Una volta almeno, no? Ma no, ma quando mai? Ma non esiste. Ma neanche mezza. Non esiste. Cioè, The Fortress. I trovate The Fortress. Attenzione! Eccola. Pezzo di schifo! Fai schifo! Tonto! Fermati! Vedi, non mi posso neanche sfogare con questa cosa della vita condivisa. Non perché l'avevo visto. Tonto, sei un tonto! Tonto! No, ce n'è un altro qua! Ecco, esplodi se sei capace, vai! No.
Porca miseria, che tonto. Il tonto. Oh mio Dio. Vabbè, però, concentriamoci, dai, va tutto ragazzi. Bene, va tutto bene. Allora, se volete calma. Ecco già il posto. Che bello. Perfetto. Allora, ma sei un segugio. Se volete tranquillizzarci per questa sfida che è stata veramente difficile, vi chiedo di venire in live questa sera alle 19. Io ve lo ricordo, ovviamente. Voi lo sapete che per essere goduriosi dovete partecipare. Lion VGF Live sul sito Viola, link in descrizione e nel primo commento. Vi però, aspettiamo, però, magici. Apro il portale, entriamo e insegniamo al e drago. Siamo pronti a faccargli tutto il drago. Sì. No, qua se muore qualcuno veramente allora, urlo. Non morite. Raga, eh, prima cosa, sì, occhio a scavare, che sto coso sì, ci fa un pozzo dritto nel vuoto. Anna sembra proprio Giancarlo Magalli, comunque identica. Però lui, cioè, non so come mi sento a condividere la vita con Giancarlo Magalli, no, sinceramente. È andata, però. Anna, perché parli e fai cose mentre io sto parlando di altro e tu ti prendi il matto e inizi a fare cose da sola come una deficiente? Perché mi sono offesa terribilmente. Eh? Invece di avere la vita condivisa, potremmo condividere anche i pensieri per una volta, tanto? Non è vero! Ti piscio in testa! Ti piscio in testa! Vabbè, eccessivo, entriamo anche noi, no, allora. Giancarlo Magalli, guarda, no, oh. Smettila di far così! No! Da sta morendo da sola. No, credo a che a noi non prendiamo danno. Anna, è brutto il land? Sì! Va resettato land? Sì! E dillo! Ok, Anna, ora è giusto land? Tutto funzionante. Perfetto. Allora, allora entriamo. Prima di entrare, ci andiamo piano. Mi sganci qualche freccia in più, che ne ho pochine, per ecco, favore. Ne ho tantissime. Grazie, di frecce per te. Gentili. Oh, le mie. Ma che gentili, gentili. Siamo gli arcieri. Ok. Anzi, sono scarso. Buttiamoci dentro e si combatte. Boia. Tutti con no, una vita non sola. Pericoloso, pericoloso. Io ve l'ho detto piano, eh. Pericoloso. Aspettare. Ci pensa Lion. Vai, venite. No, attenzione. Cade veramente. Chi cade è fuori dal gruppo per sempre. Fuori, ok? Non cadete. Okay, anche caliamo. Chi muore. Anche chi muore. Non chi muore. Scavate a bruttissimo. Cavolo. Allora, ragazzi, fate fare a me. Non guardate gli Enderman. Una cosa pulita, un lavoro onesto. Senza credine. Mi aiutiamo a rompere i cristalli. Sì, li ho guardati, li ho guardati. No, no, ma chi ecco, sei, allora sei fuori dal gruppo. Sei fuori dal gruppo se fai così. Dai, eh, ma come facevo? Non guardare la piena. Allora, qui rompete i cristalli. Mi raccomando, devono essere tutti rotti. Cristalli, non ne voglio vedere. Sì, signore! E non mi accoppate il drago, che quello me lo accoppo da solo, va bene? Solo i cristalli. Va benissimo! Molto bene. Signore, okay, le gabbie sono troppo gabbiose. Come facciamo? Vado a prenderle io le gabbie, non vi preoccupate. Vai, Cico, cioè, hai paura delle gabbie, forse? Non cioè, ho per niente paura delle gabbie, io sono proprio la ricordati gabbia che se cadi, prendo danno anch'io. E io non voglio. Eh? Non hai preso danno, non ne hai preso danno. Ti non ammazzo, ne hai. Se prendo danno, io guarda, mi arrabbio. Difficile da prendere, se... ok, preso un altro cristallo. Molto bene. Ho preso la gabbia. Pezzo no, di... ho preso un cuore di danno, però. Pezzo, adesso ti tiro una freccia. Quella era Anna. Aia, malissimo. Sbagliato, sbagliato. Ero ok, io sto qua. Mi pare che ne manca ancora uno, ragazzi. Uno. Ancora uno. Quello lì alto, alto, alto. Difficile. Sto prendendo io. Difficile. Come da bravissimi. Ok, non fatemi cadere. Adesso mi concentro io su Air Drago. Questo me lo aggiusto. Vai, io. Lion, io mi metto via. Se cadete nel vuoto, mi arrabbio io. E mangiate. E se cadi tu? Se cado io, mi arrabbio mangio di io, più. Mangio io. Perché io sono una persona comunque integra e onesta. Quindi mi dovrei arrabbiare anche con me stesso. E lo farei. Questo è un pisello di roccia. Vabbè, non è chi l'ha fatto. Cioè, se volete vedere altri piselli di roccia, vi consiglio di venire in live. Perché è frequente che qualcuno ne faccia. Sì, sì, è pieno, è sempre pieno. Ma c'è ancora il cristallo! C'è ancora un cristallo! Vado a romperlo! Rompilo, io pestalo! Rompilo, io pesto Air, in signore! Aspetta! Corri, corri, pestalo no, di più! Sto recuperando la vita! Ah! Dobbiamo rompere il cristallo! No, no, pericoloso, pericoloso! No, no, è saltato, pericoloso, è saltato! Pericoloso! No. Pericoloso. Allora, Cico, l'hai rotto l'ultimo cristallo? No, ci sono quasi, però tranquillo. Sono allora, qui vicino. Aiutatemi, amici. Frecciamo il drago, non il cristallo. Come no, lo stiamo speronando. Che ci pensa Cico al cristallo, eh? Bravo. Ok, bravo. Ci ho pensato io, ragazzi. Ok, vai. Very nice. Adesso. Bravo, Cico. Dai, accoppiamo questo signore che ha vai, rotto le palle. Accoppatelo. Gianfranco Air Drago. Veramente, se ne devi andare a cagare. Amici. Devi anch'io. Sei fuori dal gruppo, eh? Sei siete fuori tutti no, dal gruppo. L'ho beccato di brutto. L'ho beccato una certa. Questa capacità è richiesta qua dentro. Non è che siamo a fare la pizza con i fichi, per favore. Ce la facciamo, ce ma la facciamo. Ma che schifo, amici, la pizza con i fichi. Esatto, fa schifo la pizza con i fichi. E quindi forza. Ci siamo quasi. Non ci sta acchiappando nessuno. No, io non riesco, amici, cioè, non riesco. È una cosa quasi drammatica comunque ogni volta. Ma non è vero, guarda che prende danno. Sì, una un pochino una però. Guarda, eh, un danno, stavo cadendo ma dall'isola. Ma no, ma stiamo volendo noi. No, no, mangiamo, mangiamo. Mangiato. Mangio anche io, che bello, che buono. Adesso lo finiamo, per favore, eh. Dai che siamo in 15. Mamma mia. No, è un blocco dal vuoto, ero. Non so come. Via. Vai che sta scende, vai. Vai, vai.
la spada, con vai! La spada. A frecce che non morte, rischiamo. Adesso vai, frecce. A spada, a spada, a spada. A spada! Baci, baci! Non pe- questo no, è un pezzo no, di. È uno sbumbambone, però. Dai, ce l'abbiamo, amici! Ma quanto l'abbiamo. È sbumbambone! Ah, sì! 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 Alla faccia tua! Ah, è stata bella pesante, però noi con bravura, anche con la vita condivisa, ce la siamo fatta. Adesso, però, Alex, togliti l'armatura. Perché? Togliti l'armatura. Ma perché non può farlo? Togliti l'armatura. Ok. Hop là. Hop là. Che? Ma non. Perché non siete morti? Ma perché? Ma perché? Ma forse perché era nudo. Ma non abbiamo riattivato la questione. Dopo che abbiamo tolto il land, non abbiamo riattivato la questione. No! Era già riattivata. No! Togliti l'armatura! Togliti l'armatura! Ah, ecco! Hop là! Hop là! No! Tutti morti! Va bene, il drago. Quindi il drago a conti fatti l'abbiamo affrontato senza l'architettura della vita condivisa, praticamente. Non abbiamo vinto! Scusate, non l'abbiamo fatto apposta, è colpa di Alex nel caso. Scrivete colpa di Alex nei commenti se siete d'accordo con me. Lo puniremo questa sera in live. Per oggi ci fermiamo e Lion e la gang della vita condivisa out! Go!